147 anni e non sentirli. Essere parte del territorio, essere vicini alle istituzioni, sentire la forza e l'unione del corpo, e essere presenti a difesa e a tutela di quella che è l'economia in un momento di grande ripresa, in cui alta è l'attenzione di tutti, anche di chi ha sentimenti non proprio vicini alla legalità. E l'essere attenti, l'aver adattato, modificato ed essere pronti alle innovazioni tecnologiche, informatiche, che grazie alle competenze professionali degli uomini saranno messe in campo, potrà essere veramente un vaccino a tutela di quella che è la ripresa dell'economia in un sistema di libera concorrenza. E poi lasciatemi dire un grazie a Colonnello Sanapo, a tutti i suoi uomini, per la vicinanza che dimostrano anche nel concorso alle altre forze dell'ordine. Un grazie grandissimo, perché in un momento in cui si consigliava, si diceva alle persone di non uscire, erano tutti per strada e hanno garantito non solo che il sistema sanitario funzionasse, ma anche con garbo, professionalità e spirito di abnegazione, anche quella cultura della responsabilizzazione dei cittadini, perché i protocolli fossero e le regole comportamentali fossero rispettate, anche quando questo sembrava e sembra ancora molto difficile. Quindi un grazie e un silenzio denso di tante parole, di grande riconoscimento e di grande stima. Un anno sicuramente non facile, poi tra l'altro cade il nostro ventennale dal cambiamento, definirei epocale, da polizia tributaria a polizia economico-finanziaria. Non è stato soltanto un cambiamento formale, è un cambiamento che ha riguardato tutti i nostri compiti e che ha tagliato le nostre funzioni come Guardia di Finanza a quelle di un nuovo paese. Noi abbiamo dovuto affrontare nel recente passato un'emergenza che ci ha visto insieme alle altre forze dell'ordine, insieme alle altre autorità di governo, protagonisti da questo punto di vista. Ma adesso ci aspetta una grande sfida, una sfida che ci porta sicuramente a dover difendere la ripresa della nazione, e quindi saremo accanto a tutte le altre autorità e forze di polizia proprio con questo scopo. Combatteremo quindi in modo diretto le forme di illegalità, oltre che le tradizionali frodi fiscali, chiamiamole. Quindi tutte le forme di illegalità e anche combatteremo la criminalità che vuole mettere le mani su quel denaro che lo Stato e tutti i cittadini stanno cercando di trovare per rilanciare il nostro paese, per renderlo di nuovo grande. In questo noi ci siamo stati e continuiamo a esserci. Sono tante le emozioni, si sente forse dalla voce. È un momento importante, perché dopo quasi cinque anni, lascerò l'amata Piacenza. La mia destinazione mi vedrà a Milano, presso il comando regionale, e quindi l'entusiasmo che ho messo qui lo metterò chiaramente anche nel nuovo incarico, ma qui lascio un pezzettino di cuore.